Benvenuti a questa nostra nuova edizione di TR24 speciale Sport. In apertura occupiamoci di calcio perché mentre continua in Serie C il dibattito tra i massimi organismi federali sulla possibile ripartenza del campionato, a Cesena sembra essersi del tutto schiarita la questione legata all'acquisizione del logo del Cavalluccio. Ci dice tutto Marco Rossi nel servizio. Dallo spavento di separarsi definitivamente dal Cavalluccio, l'emblema per eccellenza del Cesena Calcio, alla possibilità di riaverlo cucito sul petto. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del prossimo 23 luglio, quando alle ore 11, presso lo studio del notaio Marco Maltoni, avverrà l'asta dell'8-2, lo scudetto dell'ex AC Cesena e di quello numero 4, inerente alla partecipazione societaria pari all'86,2% del capitale sociale di Eurocostruzioni 2001. Il prezzo minimo per l'offerta dello storico logo bianconero è di 78.000 euro, busta già presentata dal Cesena FC, mentre per la società che si occupa di acquisto e vendita di immobili è di 15.000. Si profila quindi una corsa in solitaria per il club romagnolo, facendo così allontanare l'ipotesi di un nuovo Cavalluccio marino rivisitato nella forma e nella grafica. L'asta fallimentare, sotto la competenza del Tribunale di Forlì e del giudice delegato Barbara Vacca, è giunta al terzo avviso, dopo che i due precedenti, indetti dal curatore Mauro Morelli, sono andati deserti. Tutto era iniziato il 16 luglio 2019 con i 770.000 euro richiesti per ottenere il Cavalluccio, poi il 27 febbraio il prezzo era sceso a 433.000 euro. Nelle ultime due stagioni il neonato Cesena FC ha utilizzato l'emblema sulle proprie maglie e nelle campagne marketing attraverso il pagamento di un affitto di 18.000 euro. Nel nuovo avviso d'asta manca tuttavia la sede di Corso Gastone Sozzi, in quanto al momento non è ancora possibile far visitare l'immobile agli eventuali interessati a causa delle norme stringenti del coronavirus. Il prezzo ammontava a 432.000 euro. Non si è invece mai interrotta l'attività del Museo Bianconero. Tante le iniziative proposte dai tifosissimi del Cesena Matteo Fanesi e Andrea Bertozzi, come scopriamo nell'intervista concessa a Luca Alberto Montanari. Andrea Bertozzi, buongiorno, ben ritrovato amici del Museo Bianconero e amici tifosi del Cesena. Abbiamo scelto di dare spazio anche a voi per capire un attimo, così, rappresentanza proprio di chi va allo stadio, o meglio di chi andava, ci tocca dire, allo stadio, capire come avete trascorso questi mesi. Mesi difficili senza la squadra del cuore, senza la seconda casa che è lo stadio Manuzzi. Come li avete passati? Ah, un po' come tutti, ovvero in casa, stando attenti, prima magari un po' impanicati perché non avevamo, cioè io personalmente non avevo ancora capito bene quanto potesse essere sicuro o non sicuro stare fuori, quindi insomma all'inizio guardinghi e poi man mano che il tempo passava c'era tutto il lato, diciamo, sentimentale che saltava fuori, ecco. E con le prime passeggiate, magari le prime passeggiate all'aria aperta, si passava dallo stadio e mancava, era una cosa che effettivamente manca tanto, però l'importante è la salute, quindi aspettiamo, certo. Calma. Sono più di tre mesi senza Stadio Manuzzi, senza partite ufficiali, era il 23 febbraio la prima col Vicenza, sì. Un lasso di tempo dove è successo tanto, dove sono successe tante cose, durante il quale voi del Museo Bianconero come avete, diciamo, come vi siete mossi, come vi siete organizzati, visto che è stato un po' il tempo anche dei contest, dei challenge, sì. Voi siete collezionisti per antonomasia delle maglie. Sì. Diciamo che come in altri ambiti, da una cosa negativa possono nascere delle cose positive, quindi prima di tutto abbiamo cercato di fare compagnia alle persone che avevano perso il Cesena, cercando di pubblicare vecchie foto e intensificare il nostro lavoro sulla pagina, anche perché insomma noi abbiamo la nostra guest star Giovanni che ci tira fuori delle perle incredibili e diciamo che insomma la pagina ha avuto un'impennata di like, commenti e siamo molto felici che stia diventando un punto di ritrovo per tutti i tifosi del Cesena man mano che il tempo passa. E poi interessante è che è accaduto in questo periodo qui, abbiamo allargato il team, collabora con un ragazzo Andrea
stiamo intensificando con questo ragazzo il discorso del canale YouTube, che stiamo cercando di riportare fuori i vecchi video, anche perché ci sono persone che ci hanno donato cassette. E ci piacerebbe riuscire a condividere magari i vecchi ricordi, i vecchi filmati sul nostro canale. Piano piano stiamo lavorando per allargare anche questa cosa qui, insomma, per essere più a 360 gradi possibile, per dare un Certo. servizio massimo, ecco. In occasione del 21 aprile, insomma, in occasione del compleanno degli 80 anni del Cesena, lì come vi siete organizzati, quali sono state le celebrazioni del museo? Ah, abbiamo fatto un maxi Skype, eravamo collegati in 5-6 e niente, abbiamo pensato un attimino come poter andare avanti, a portare avanti la situazione, poi ci siamo anche rivisti perché insomma con alcune Certo. brutte facce che sono i miei insomma, i colleghi più stretti non ci davamo da mesi, quindi ovviamente prese in giro e quant'altro insomma. E quindi abbiamo festeggiato così. Con uno Skype fondamentalmente. Perfetto. Voi avete dato un contributo importante, significativo, in occasione proprio poco più di un anno fa, no? Al termine della stagione di Serie D, con quella bellissima maglia che venne realizzata, e indossata poi nella partita col Castelfidardo. Iniziative di questo tipo, o comunque ti chiedo, riscontri su maglie del passato, non so, il vintage ad esempio, vedo anche tanti altri club. Ecco, da questo punto di vista, ci sono altre maglie che sono state segnalate, non so. Allora, qualcosina abbiamo trovato per riuscire a chiudere i buchi che abbiamo per raccontare la storia della maglia del Cesena e diciamo è un'ottima cosa perché vogliamo tra i progetti raccontare questa storia anche attraverso uno, due o tre, vedremo, libri in cui racconteremo un po' la storia e l'evoluzione della maglia del Cesena. Quindi diciamo in cantiere c'è anche questa cosa qui. E ultimamente ci siamo però buttati un po' più sul memorabilia, quindi biglietti, anche perché ci sono state delle persone che ci hanno contattato e che ringraziamo tuttora, che ci hanno magari regalato biglietti storici che abbiamo poi condiviso sulla pagina, insomma, per far rivivere certe partite o Certo. vari modi, come non so, Diciamo, non ci sono state partite, le avete giocate con i biglietti o con le maglie, ecco, diciamo così. esattamente, quindi abbiamo rivissuto le stagioni del 90, dell'80 con, non so, biglietti retro e quindi insomma stiamo cercando anche di completare la storia del Cesena Calcio e dei Cimeli anche a livello di oggettistica con biglietti e anche qualche coppa che non possiamo dirvi di che anno perché ovviamente vorremmo uscire fuori con insomma, una buona comunicazione con una sorpresa per tutti i tifosi del Cesena e siamo sempre anche pronti e ricettivi per riuscire ad partire con un luogo fisso dove poi questi oggetti possono essere toccati con mano, magari non toccati, però visti e uniti assieme, creare un luogo dove il tifoso del Cesena può svagarsi, ricordare, insomma, sarebbe una roba Certo, meravigliosa, ecco. non a caso vi chiamate museo proprio per questo, Sì, insomma. ci proviamo, dai. Una retrocessione amara per la Savignanese, quella maturata a tavolino nel campionato di Serie D. Sentiamo a questo proposito il parere del direttore generale dei gialloblu, Franco De Falco. Bentrovato a Franco De Falco. Beh, la settimana scorsa è arrivata la decisione da parte della LND che ha condannato voi in quanto Savignanese, ma per meglio dire le ultime quattro classificate di ogni girone del campionato di Serie D alla retrocessione, una decisione che ha fatto molto discutere. Qual è la vostra posizione al riguardo? Intanto buongiorno, ma è chiaro che c'è dispiacere, anche se onestamente noi come Savignanese abbiamo, fra virgolette, poco da dire perché siamo ultimi, quindi non è che abbiamo tanti spazi per protestare. È chiaro che protesti e ci rimane male del discorso che non te la puoi giocare fino alla fine, e questo è un dispiacere perché tutti sanno, e la mia esperienza mi porta a dirlo, perché sono 40 anni che sono nel calcio e 25 da dirigente, che
l'ultimo mese dei campionati è tutto un altro campionato. Cioè, i campionati di solito si fanno in due gironi, quello d'andata che è una cosa, e dopo il mercato di riparazione è tutt'altro. E l'anno scorso il Forlì ha fatto 12 punti nelle ultime 4 partite, quindi per cui è chiaro, per tutta la settimana hai sentito dire dai vertici, dal presidente della federazione, che i campionati vanno giustamente finiti sul campo, le promozioni e le retrocessioni vanno finite sul campo, perché è il campo che le deve designare. Poi dopo il presidente della Lega Nazionale Dilettanti porterà in Consiglio federale, e secondo me è già tutto stabilito, le 4 retrocessioni, e questo ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Si era parlato anche di un possibile blocco dei ripescaggi, era un'ipotesi attuabile a vostro giudizio, oppure diciamo c'erano le mani legate da questo punto di vista? Ma sai Andrea, purtroppo i comuni mortali che siamo noi faremo sempre fatica a sapere. Io sono stato a quei livelli, sono stato alle riunioni di AEDB e so cosa succede e cosa pensano. Per cui questa è una decisione che va sicuramente, che oggi noi, nessuno di noi fa fatica a capire, perché poi capirà nel momento che ci sarà la riforma, perché questa è sicuramente una decisione presa, una decisione politica, che poi nel momento che ci sarà la riforma dei campionati, perché chiaramente ci sarà, secondo me anche già stabilita, allora forse capiremo il motivo di queste 4 retrocessioni. Parliamo proprio di quella che è stata la vostra stagione, tante le difficoltà, anche la ferita, possiamo dire così, della separazione con il tecnico Oscar Farnetti, eppure eravate in crescita nella fase precedente all'interruzione del campionato. Sì, io penso che, siccome sono uno che non crede alla fortuna e alla sfortuna, credo che forse, sicuramente, qualche errore l'abbiamo fatto, però a dicembre avevamo cercato di porre rimedio, abbiamo tenuto i giocatori, cioè per questo c'è il rammarico. Anche io capisco i presidenti, a parte la Savignanese, capisco, io ho visto i gironi, ci sono delle differenze di punti veramente sottili, cioè di un punto addirittura dalla salvezza diretta, per cui i presidenti a dicembre magari hanno fatto quei piccoli sforzi che nei dilettanti sono grandi, anche di un euro è grande, per cui oggi vedersi retrocessi senza nemmeno poterti giocare questo dispiace, però è chiaro che noi siamo ultimi, per cui qualche errore l'abbiamo fatto e l'abbiamo pagato. Guardando il futuro, volgendo lo sguardo a quella che sarà la ripartenza del calcio, in questo caso si tratterebbe di eccellenza, ma per meglio dire la ripartenza del calcio in generale, perché ci saranno difficoltà innumerevoli, qual è il vostro pensiero anche da questo punto di vista? Ma guarda, io non ho ancora parlato col presidente, quindi sinceramente fino ad oggi non ci siamo né seduti né messi lì a pensare a quello che può essere. Voglio dire, per Savignano la Serie D è un fatto eccezionale, per cui credo che non sia nemmeno un grande dramma la retrocessione, anche se, ripeto, c'è dispiacere, però io aspetterei a parlare di, ripeto, di futuro, perché ci sono in atto le riforme. Essendoci in atto le riforme, io credo che possa succedere ancora di tutto, per cui poi il calcio, Andrea, ripeto, è vero che adesso è successa una cosa impensabile, cioè dopo la guerra, credo, una pandemia è una delle cose che nessuno si aspettava, no? Che succede, speriamo, una volta ogni 100 anni, però io credo anche che poi il calcio, alla fine tutti dicono che salteranno un mucchio di squadre, roba del genere, ma secondo me le squadre salteranno per la riforma e non certo per mancanze dei presidenti, perché alla fine si trovano sempre, guarda il Catania, che ho letto che di 50 milioni di debiti, eppure c'è gente che la vuol prendere. Cioè il calcio andrà avanti perché la Serie A soprattutto è la terza industria italiana, e per cui poi è il motivo per cui la Serie A devono fare di tutto perché giustamente riparta, perché tutti si scagliano contro la Serie A, ma non dobbiamo dimenticare che la Serie A dà da mangiare
a tutti gli altri sport, cioè la Serie A mantiene tutti gli altri sport, per cui, ed è la terza industria italiana, per cui giustamente va tutelata. Novità importanti arrivano anche dal basket con l'RBR che ha perfezionato l'acquisizione della storica matricola 122 del basket Rimini. Scopriamo allora tutti i dettagli nel servizio. Paolo Mazzoli, presidente dell'RBR, avete acquistato la totalità del titolo, che cosa comporta appunto per la società? È un bel passaggio, è un bel momento perché era, diciamo, il titolo storico che appartiene alla città di Rimini, era importante riassociarlo alla squadra che adesso sta giocando a Rimini, a questa società, quindi direi che è un passo importante per la conferma e per la crescita del basket a Rimini, che ha una storia, come dimostra questo titolo, molto importante, ma credo possa avere un futuro altrettanto importante, altrettanto di soddisfazione. Nella conferenza stampa ha parlato anche dell'ingresso di due nuovi soci, ecco, possiamo introdurli e far sapere anche chi sono. Sì, entrano altri due soci, sono altri due soci importanti, uno è Luca Vici, che è l'amministratore della Vici di Sant'Arcangelo, l'altro è Andrea Mainetti, che è l'amministratore, presidente amministratore di Fotosì di Riccione. Credo sia la conferma del fatto che anche in questi momenti un po' difficili, questo è un progetto che sta continuando a crescere, è una società che si sta diventando sempre più solida ed è una società che ha un progetto a lungo termine che non si pone limiti alla crescita. In vista dei nuovi campionati ci potrebbero essere delle sorprese e Rimini sarebbe pronta per un salto in A2. Dobbiamo vedere, lo stiamo discutendo. E nel caso ci fosse l'opportunità, ma adesso diciamo che questo si verificherà entro un mese e mezzo, dobbiamo certamente essere pronti e valutare se valga la pena passare in A2 in questo modo, quindi iscrivendosi al campionato di A2 se ci sarà la possibilità, oppure se guadagnare l'A2 in campo col supporto dei nostri tifosi, col supporto della città. Al futuro hanno pensato anche i raggi Solaris Faenza che in settimana hanno presentato il nuovo allenatore. Si tratta di Alberto Serra, già assistant coach alla Pallacanestro Forlì. Vediamo. L'opportunità era di quelle ghiotte e Alberto Serra non se l'è lasciata sfuggire. L'ex vice allenatore della Pallacanestro Forlì torna a vestire i panni di head coach dopo le esperienze di inizio carriera e lo fa mettendosi al comando di una realtà molto solida e ben strutturata, come quella di Faenza. Per me è come andare all'università, cioè finire il mio percorso di studio, aver fatto il vice allenatore a Forlì in Serie A, poi con dei capi allenatori che ho avuto. Quindi per me questa qui era, adesso Faenza è il mio punto d'arrivo, cioè nel senso, il mio punto d'arrivo e di partenza come capo allenatore, come la mia vera avventura. Io ho sempre pensato di voler fare il capo allenatore, quindi questa è un'opportunità incredibile per me e vorrei giocarmela al meglio. L'idea di basket di Serra è semplice e diretta, quella che Pomo cercherà di inculcare sin dai primi giorni in cui potrà guidare gli allenamenti in vista della prossima stagione. Mi piace che i giocatori diano tutti in campo, mi interesserà che noi usciamo dal campo, che i tifosi hanno detto questi ci hanno dato fino in fondo, sperando naturalmente di vincere, però voglio veramente che i miei ragazzi diano tutto e si divertano a fare questa cosa qui. Poi speriamo di portare tante vittorie, a inizio anno tutti fanno dei gran proclami, che faremo contropiede, che difenderemo, che giocheremo bene, tutte belle cose, va bene, speriamo di farlo anche noi. Ma vogliamo essere pratici, cioè mi piace che veramente i ragazzi diano tutto quanto in campo, ci mettano tutto fino a qualsiasi goccia di sudore, dal primo all'ultimo. Questo è il primo obiettivo. Poi vediamo cosa verrà fuori. Idee chiare per quella che sarà la ripartenza del basket, anche da parte del general manager Andrea Baccarini. Percorso nuovo, ma obiettivi vecchi. I nostri obiettivi devono essere quelli di entusiasmare i tifosi e puntare sui giovani, perché questo secondo me in generale deve essere il campionato di Serie B, cioè deve essere una vetrina, un palcoscenico per i giovani che abbiano voglia di mettersi in mostra e debbano ambire anche magari a fare campionati superiori.
Parliamo adesso di motociclismo e delle grandi motivazioni che avrà Massimo Roccoli. Il pluricampione di Supersport 600 non vede l'ora di tornare a cimentarsi sul circuito del Mugello per i test in programma il prossimo 20 giugno. Vediamo. Stare a casa per un pilota del tuo calibro cosa comporta? Ah, comporta mettersi sulla bicicletta con i rulli e il casco in testa, perché cercavo di sentire il più possibile la moto vicino a me. No, scherzi a parte, sono stato in casa perché penso che per il bene di tutto e di tutti era giusto rispettare le regole che ci davano. E uscivo per fare la spesa. Ne ho approfittato per allenarmi, l'ho detto in battuta, ma in realtà ho messo la bici che uso per allenarmi in strada sui rulli e ho fatto molto allenamento in bici, perché comunque almeno mi sentivo sulle due ruote e cercavo di essere in moto il più possibile. Poi niente, ho approfittato per stare un po' con la mia famiglia, che vista la mia vita che mi porta a essere sempre in giro, ho approfittato per stare un po' con i miei effetti, insomma. La situazione poi è migliorata a inizio maggio, fortunatamente il coronavirus ha allentato un po' la morsa e quindi si è potuti ritornare almeno per un assaggio in pista a Misano. Raccontaci com'è andata. Sì, per fortuna vivo in una regione dove le piste da moto non mancano, perché a differenza di altri piloti che non hanno avuto la possibilità di girare, Misano ci ha dato la possibilità di entrare in pista, grazie anche alla federazione, ed è stato bellissimo anche perché abbiamo ritrovato una Misano completamente nuova. Che cosa vuol dire? Che durante il periodo invernale, credo intorno a febbraio-marzo, la direzione dell'autodromo ha riasfaltato tutta la pista, quindi hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Aveva bisogno di questo nuovo look, anche perché iniziavamo a girare piano, no? Nel senso, mentre invece con l'asfalto nuovo ritorna a esserci il grip di qualche anno fa, e già anche oggi sono qua a Misano a girare e già si gira veramente bene, quindi fortuna alla Romagna, dai! La stagione ufficiale ripartirà, almeno al momento secondo il calendario provvisorio, il prossimo 25-26 luglio proprio a Misano. Prima però ci saranno i test del 20 giugno al Mugello. Esatto, lì sarò impegnato sia come pilota che come team manager, perché quest'anno ho fatto un team con Alex De Angelis per dei ragazzini dove correranno nel trofeo Yamaha e nel campionato italiano 300 Supersport, quindi inizierà la nostra stagione agonistica da questo test e poi, come hai già annunciato tu, in attesa del calendario definitivo, ma di ripartire dalla fine di luglio, insomma, con il campionato. E so che stanno cercando di fare una gara anche ad agosto, in modo di avere il campionato su quattro date, che comunque sono sempre otto gare. Vista la situazione attuale, direi ottimo. In casa team Rosso Corsa, nel quale appunto sei inserito, ci saranno delle novità per quanto riguarda la Yamaha a disposizione? Sì, ci saranno delle novità prevalentemente sul discorso sospensioni, dove l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro e durante l'inverno abbiamo portato avanti lo sviluppo sulla moto per renderla più facile da guidare, più gestibile durante l'utilizzo della gara, in modo da consumare meno anche le gomme. A livello di motore, bene o male, il regolamento rimane contingentato a quello del 2019, e quindi c'è solamente la voglia di ritornare in pista, di ricominciare, insomma, di ritornare a lavorare con la mia squadra. L'hai detto anche tu poco fa, insieme ad Alex De Angelis avete fondato questo nuovo team, il Rock and Dea. Ecco, quali sono le prerogative di stagione e gli obiettivi? Allora, al momento penso che se dovevamo scegliere un momento storico per fare un team, non potevamo beccare un momento peggiore. Quindi il team nasce un po' per gioco, un po' per scherzo. Io e Alex siamo amici da quando eravamo piccolini. Sono ormai 3-4 anni che ci alleniamo spesso con questa Yamaha 300, con questa Yamaha R3. E l'anno scorso per caso ci siamo detti, ma perché non facciamo un team?
e proviamo a far crescere qualche ragazzino. Quindi abbiamo due piloti di 14 anni e uno di 19, e obiettivi e prerogative sono quelli di cercare di insegnare a questi giovani piloti che non hanno esperienza tutto il nostro know-how e tutto il nostro sapere e il trasmettergli le nostre conoscenze. Ma la cosa vera, la cosa bella è che noi scendiamo in pista con loro e per loro. Cosa vuol dire? Che noi queste moto le utilizziamo, abbiamo altre due moto che le utilizziamo per allenarci, e quando ci alleniamo i ragazzi girano in pista con noi. Quindi penso che per qualsiasi pilota avere due team manager che hanno la possibilità di scendere in pista con te va bene. Poi finché non ci danno la paga va bene, dopo quando ci daranno la paga magari sarà peggio, ma vuol dire che stanno facendo un buon lavoro. Quindi ricapitolando, pilota, team manager, però anche istruttore federale. Sì, sono un tecnico federale, seguo il progetto Talenti Azzurri, ovvero è un gruppo di piloti che fanno parte chiaramente della Federazione Motociclistica Italiana. Alcuni partecipano al campionato spagnolo, alcuni fanno il campionato italiano, altri fanno il CV Junior, ovvero quello con le mini GP. Quindi insomma sono 22 piloti e a questi piloti gli viene data una borsa di studio, oltre a tutta un periodo invernale con noi tecnici, ovvero con me, Alex De Angelis, Alessandro Brannetti, e il tutto capitanato da Roberto Sassone, che è il nostro responsabile. E abbiamo gli appuntamenti su Misanino, dove i ragazzi alla mattina stanno col preparatore atletico, così lui ha modo di monitorare il loro lavoro a casa, e noi al pomeriggio li facciamo girare con le ovale dentro il Misanino al kartodromo e facciamo tutti degli esercizi propedeutici per aiutarli a migliorare la posizione sella in moto. E poi la federazione organizza anche delle giornate in pista solo per loro, e quindi direi che il programma è fantastico. E con questo allora è tutto per questa nostra edizione. Grazie per essere stati qui con noi. Arrivederci.